guerra fredda termina con il dissolvimento del Patto di Varsavia e della stessa Unione Sovietica nel 1991. Gli Stati Uniti ne approfittano per scatenare nel Golfo il primo conflitto del dopoguerra fredda, al quale partecipano i principali paesi della NATO, tra cui l'Italia. Contemporaneamente, la NATO si muove per espandersi ad est, verso la Russia. Il primo passo è la demolizione della Federazione Jugoslava, che gli Stati Uniti e le potenze europee della NATO iniziano nel 1990, alimentando le spinte secessioniste e i conflitti interni alla federazione. Nel febbraio 1994, aerei NATO abbattono aerei serbo-bosniaci che volano sulla Bosnia. È la prima azione di guerra dalla fondazione dell'alleanza. La guerra, denominata Operazione Forza Alleata, inizia il 24 marzo 1999. Per 78 giorni, decollando soprattutto dalle basi italiane, 1.100 aerei, tra cui quelli italiani, effettuano 38.000 sortite, sganciando 23.000 bombe e missili. I bombardamenti smantellano le strutture e le infrastrutture della Serbia, provocando migliaia di vittime tra i civili. Vengono usati proiettili a uranio impoverito e bombardati impianti chimici, provocando danni a lungo termine per la salute e l'ambiente. Mentre è in corso la guerra contro la Jugoslavia, si tiene a Washington il 23-25 aprile 1999 il vertice NATO che rende operativo il nuovo concetto strategico. La NATO viene trasformata in alleanza che impegna i Paesi membri a condurre operazioni di risposta alle crisi non previste dall'articolo 5, al di fuori del territorio dell'alleanza. Ciò che non cambia nella mutazione della NATO è la gerarchia al suo interno. È sempre il Presidente degli Stati Uniti a nominare il Comandante Supremo Alleato in Europa, che è sempre un generale statunitense. Lo stesso avviene per gli altri comandi chiave.